Una fine terribile, quella del giovane foianese Stefano Penzo, che a soli 22 anni lunedì pomeriggio è affogato nelle insidiose acque del lago Trasimeno. Una tragedia che ha sconvolto la piccola cittadina della Valdichiana, dove la famiglia Penzo era molto conosciuta. Le acque del lago Umbro non hanno ancora restituito il corpo del 22enne e incessanti anche oggi sono state le ricerche da parte di vigili e sommozzatori. Una squadra di vigili del fuoco di Perugia di primo mattino si è mossa con un gommone e quattro sommozzatori dello speciale nucleo di Firenze dei pompieri e hanno setacciato il tratto di fronte al Lido di Tuoro a circa 200 metri dalla riva dove il giovane si era tuffato l'ultima volta. Ricerche che in giornata sono state allargate anche in una zona più ampia del Trasimeno, tenendo conto, come hanno spiegato questa mattina i vigili del fuoco di Perugia, che ieri al momento della scomparsa del giovane sul lago spirava vento da ovest. Sono stati ispezionati attentamente i fondali fitti di vegetazione, le alghe e le canne. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell'incidente era a bordo di un pedalò in compagnia della sorella, della madre e di un'amica. Ha fatto un tuffo da cui non è più riemerso. Sono state proprio le urla della madre a lanciare l'allarme a riva e a far scattare i soccorsi. E Stefano è solo l'ultima vittima del Trasimeno, un lago in cui negli anni ci sono stati numerosi incidenti analoghi. Solo quando il corpo del giovane sarà ripescato sarà possibile riscoprire le cause della sua morte. E intanto lo sconcerto degli amici e dei parenti è grande. Il padre, un rappresentante farmaceutico, al momento dell'incidente era all'estero per lavoro. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità foianese. Stefano lascia anche tre fratelli e una sorella.